Amici di Endurista Magazine, buongiorno. Cielo azzurro, previsioni ottime per il weekend, quindi un'idea meravigliosa, ovvero partecipare al trofeo Husqvarna, tappa di Cairo Montenotte, e lo farò in collaborazione con degli amici che adesso andiamo a scoprire. Ed eccomi da Torino Moto. So che Beppe mi sta aspettando ed eccoci qua. Ciao Angelo. Beppe, benvenuto, ciao, buongiorno. Ciao, concessionario Husqvarna su Torino. Io sono pronto, mi hanno detto di venire qua per un motivo, ritirare una moto che è quella che utilizzerò per il trofeo Husqvarna. Eccola qua, Husqvarna 701 Enduro, la nostra vera dual, la moto con cui puoi partire dal concessionario e arrivare sul campo di gara. Adesso la trasformeremo un pochino più racing, e quindi grafiche del kit trofeo, pneumatici, magari togliamo le pedane del passeggero. E secondo me darai del filo da torcere anche alle moto più specialistiche, ok? Allora, dai, io conto sulla vostra assistenza durante la gara. Ok, quindi allora, presenti con tutta la nostra squadra. Parto da casa e ci vediamo là. Bene, perfetto, ci vediamo a Cairo. Vai. Grande, grande. Grazie. Anni. Ciao. È sabato mattina, sono le 7:30 e inizia questa gita che mi porterà sino a Cairo, Montenotte, provincia di Savona. E tutta strada statale, 130 km per godermi in pieno questa dual. Sto lasciando Torino in questo momento. Adesso qua ci sono due indicazioni Savona e devo capire da che parte andare, e adesso mi fermo a chiedere a qualcuno. Facciamo la vecchia maniera. Quindi noi siamo qua. Vado di là. Grazie mille. Vai, 26 km e sono arrivato. La provincia di Cuneo e si entra in quella di Savona. Cairo Montenotte, siamo arrivati. Lello, ciao, buongiorno. Angelo, ciao, ben arrivato, ben arrivato. Grazie. Lello Tasca, marketing manager di Husqvarna Italia, trofeo Husqvarna. Finalmente ne abbiamo parlato tanto, dai, prima che iniziasse, ora che è iniziato, e finalmente ci siamo. Bene, siamo contenti di averti qui con noi oggi. 701. 701, Dual Sport, gran bella moto, davvero. Sì, sì, compito difficile. No, lo so che è bella perché sono venuto da casa fino a qua. Molto curioso di affrontare la gara, speriamo di finirla, so che siamo in tanti, spero di non arrivare ultimo, vorrei mettere dietro anche qualcuno con le specialistiche. Sono sicuro che ci riuscirai. Ah, vediamo. Dai, ci vediamo dopo. Buona giornata, ciao, grazie. Ciao ragazzi. Arnaldo Nicoli. Allora, io mi sono fatto il pezzo di statale da Torino fino a qui. Adesso facciamo un bel cambio gomme perché la moto è stata preparata e adesso necessita anche di qualche piccolo dettaglio per affrontare la gara. Come sarà la gara? Allora, gara, diciamo, percorso, sì, si può dire impegnativo, perché saranno 40 km con 34 km di off-road e si passa dalla mulattiera di sassi, ma non lunghissima, a dei canali di fango, e la linea impegnativa è scorrevole, abbastanza veloce, e il fettucciato un prato misto bosco. Allora, facciamo così, sì. Fatti trovare nei punti difficili, così se ho bisogno di una mano. Ok, va bene, sarà fatto. Siamo al lavoro con il cambio gomme sulla 701, quindi si passa da un pneumatico adatto all'uso stradale a un qualcosa di più specialistico. Montiamo i nuovi Michelin, giusto? Nuovi Michelin, sì. Arnaldo, dove andiamo adesso? Vabbè, gomme e livelli a posto, e andiamo di qui, da VP, per il settaggio delle sospensioni. Grazie, qui mi fate sentire un pilota vero. No, è così che mi tocca fare della classifica. Che almeno domani non hai scuse. Dio buono.
Dunque, sono nelle mani di Omar, MDG Suspension. Sì, ciao, buongiorno. Io sono con la 701. Cosa dobbiamo fare a livello di interventi rispetto alla moto standard per renderla più confortevole? Ma per affrontare una gara di enduro vera. Ok, fondamentale lavorare sul sag posteriore, perché la moto nasce con un posteriore che spinge molto sull'avantreno. In questo modo, andando a lavorare sul sag e tenendo questa misura che va da 3 a 3,2, si va a sopperire questo problema. Bisogna prendere una misura da moto sul cavalletto, cioè a ruota libera posteriore. A questo punto si toglie il metro e si va a fare la misura a moto a terra. Questo sag com'è? Ottimo, è proprio 3,2. Altra cosa fondamentale per poter sopperire a questo problema, che la moto spinge sull'avantreno, si può andare a alzare la moto sulle forcelle, cioè portarla a tappo rispetto alla misura standard. Ok, in questo modo cosa succede? La moto è più bilanciata ovviamente ed è più precisa. Tutto questo che ho detto finora vale per un peso pilota che va da 75 a 85 kg, peso vestito da gara, con abbigliamento da gara e tutto l'accessorio, che è casco, stivali e pettorine. Ok, grazie. Ok, finalmente ci siamo, tutto pronto per questa gara di Cairo Monterotte e aspetto il mio turno e poi gas a manciate, speriamo. Siamo pronti? Yes, pronti via! Angelo Gambino, mancano 701. Ok, inizia l'avventura. Primo trasferimento verso la prima prova in linea del box. Sempre molto belle le gare organizzate qua dal Moto Club Cairo. Sempre parte di trasferimento. Andata, guidato abbastanza decentemente senza fare errori, poi vediamo il cronometro cosa dice, perché il cronometro non ha amici, quel maledetto. Io mi sto divertendo un sacco, vado al mio passo, non mi faccio prendere dallo spirito di seguire chi mi sorpassa, magari perché è più veloce e tutto, e mi godo anche quello che la Val Bormida offre come spettacolo, veramente veramente bello. Una bella domenica. Allora, chicane anche più dopo, se ci riusciamo. Vai. Troppo Arnaldo, Dio. Pensavo che era più pesante. Posto? Tutto ok. Tiro bello. Andiamo.
Vai di nuovo a destra. Il professore, il vichingo. Eccoci qua, con gli amici di Torino Moto che mi danno una mano per l'assistenza. Com'è stato il trasferimento? Mi hanno detto duro. Bello, enduro vero. L'unica caduta che ho fatto nella chicane è per colpa di Arnoldo. Arnoldo. La moto a posto? Sì, la moto è a posto, pilota cazzi so. Lo vediamo alla fine, dai. No, va bene, bravo, ti ho visto bene e vabbè. Qui c'è da ragionare, come dicevo, nell'ottica della 701, che poi, vabbè, se uno è grande e capace come sei te, va bene uguale, però bisogna ragionare in quell'ottica lì. Un po' di olio alla... Ecco, si è fermato con dentro la marcia, cadetto. Vabbè. Praticamente mai una gioia, cioè, io non so. Allora Arnaldo, sono pronto per il secondo giro, un consiglio? Ma io di solito mi scaldavo e dopo... No, vabbè, fai le cose fatte bene come hai fatto adesso, divertiti e sai che mezzo hai in mano. Perciò mi hai detto che ti sei divertito, l'importante è lo spirito, è quello. Va bene. Categoria special con la moto d'epoca, grande. Come sta andando? Bene, grazie. A Motoclub Cairo avete organizzato una gara esagerata, veramente molto bella. Il trasferimento addirittura tecnico in alcuni punti, bello, divertente, bravi. Siamo contenti di avervi accontentato. Allora, il blogger è rimasto bloccato con la 701, grazie agli amici che si sono fermati a darmi una mano. Dobbiamo tirarla perché si blocca con le pedane. Uno deve alzare il culo. Ragazzi, questo è lo spirito dell'enduro. Grazie. Questo potrebbe essere uno degli inconvenienti che capitano con una moto così grossa e così pesante, il fatto di rimanere incastrato in qualche situazione un po' scomoda, diciamo. Ok, gara finita, due giri conclusi, sono molto contento. E adesso rientro al box dai miei amici. Oh, grazie allora. È vero, due. Blogger molto contento, gara finita. E ringrazio gli amici di Torino Moto per l'assistenza in gara. Squarna Italia per la moto, Endurista Magazine. Sul prossimo numero tutto il report per sapere com'è andata, come non è andata. E se lo sai, lo sai, ma se non lo sai, te lo dice il blogger. Non poteva finire in modo migliore perché il blogger porta a casa il primo posto e bene, mi è piaciuta questa 701, non posso dire altro. Pronti per il terzo...